Grazie Presidente. Salve, sono Fabio, sono un docente precario e quest'anno per fortuna ho una supplenza temporanea annuale. Sono contento di lavorare, peccato che lo Stato ancora mi debba pagare i mesi di gennaio e febbraio e ormai siamo a fine marzo. Questo accade nella scuola e nessuno ne parla. Devo pagare l'affitto, vivo a Milano da 7 anni, mi sono trasferito da Roma proprio per poter finalmente lavorare. E non sono un novello, ho 50 anni. Grazie per avermi dedicato il suo tempo. Ebbene, sottosegretario, io e i miei colleghi di messaggi come questo ne riceviamo a decine ogni giorno. Messaggi colmi di disperazione, di frustrazione e di rabbia. Talora grida di aiuto, talora soltanto richieste di ascolto. Già, il semplice ascolto, perché ormai avete negato anche questo, come è avvenuto solo venerdì scorso per il coordinamento precari delle scuole di Roma, che ha manifestato davanti al MIUR per 4 ore senza essere ricevuto purtroppo da nessuno. Ma per fortuna, e quasi per ironia della sorte, proprio in queste ore a Lussemburgo la Corte di Giustizia europea sta decidendo della sorte di circa 140.000 cittadini italiani e lavoratori precari della scuola pubblica, a cui ogni anno vengono rinnovati i contratti ben oltre il termine massimo dei 36 mesi fissati dalla direttiva europea 70 del 1999. La sentenza di oggi assumerà una portata storica e aprirà definitivamente le porte alla stabilizzazione del personale docente e ATA precario, che in questi anni ha continuamente garantito il funzionamento delle nostre scuole, ma ha visto i propri diritti calpestati dalle politiche di precarizzazione selvaggia, che in nome di una fantomatica spending review, come vedremo, non hanno neppure saputo garantire il benché minimo risparmio. Dopo la sentenza di oggi, nulla sarà come prima. Il nostro Paese, volente o nolente, dovrà necessariamente rivedere le sue politiche per evitare che si abbattano sulle casse dei vari ministeri Collega, mi scusi un interessati. attimo. Colleghi, bisogna che voi parliate molto sottovoce. L'aula si sta riempiendo perché tra un po' votiamo, però dovete dare la possibilità a chi parla di essere udito. Prego, onorevole Ghimienti. Grazie, Presidente. Dicevo, per evitare che si abbattano sulle casse dei vari ministeri interessati decine di migliaia di sentenze favorevoli ai lavoratori precari che costeranno milioni di euro allo Stato. È esattamente a queste 140.000 persone impiegate nel mondo della scuola che si rivolge la nostra mozione, una mozione con impegni di buon senso e che ci permetterebbero di evitare in extremis l'ennesima figuraccia. In realtà, è bene dirlo, la Corte di Giustizia ha già deciso, lo ha fatto con due pronunce inequivocabili del gennaio scorso, in cui ha già sancito la non conformità della nostra legislazione ai principi cardine della direttiva 70 e la diretta applicabilità dei principi comunitari ai vari comparti della nostra pubblica amministrazione. In un paese normale, Presidente, la nostra mozione non avrebbe avuto ragione di essere presentata, non sarebbe stato necessario. A maggior ragione in un paese come l'Italia, che accetta senza batter ciglio, approvandoli con maggioranze bulgare, i vincoli del pareggio di bilancio e del fiscal compact. Ci saremmo dovuti aspettare altrettanta solerzia ed efficienza nell'applicare senza filtri i contenuti della direttiva del 99, che lo ricordo è vincolante per tutti gli Stati membri, per tutti tranne che per uno, il nostro. E invece a 15 anni di distanza è la stessa Europa a doverci tirare le orecchie, prima con una procedura di infrazione avviata nel novembre scorso, poi con due pronunce di gennaio e oggi con una sentenza storica il cui impatto sarà devastante. A questo punto la domanda è molto semplice: cosa stiamo aspettando? Cosa state aspettando? Cos'altro deve succedere prima che finalmente il governo possa mettere fine all'agonia di queste persone e avviare un piano di stabilizzazione razionale, sensato e soprattutto giuridicamente necessario? Com'è possibile che per i nostri governi esistano due unioni europee distinte? Sì, due unioni, una a cui ci pieghiamo senza dignità e un'altra che invece, quando svolge finalmente il suo ruolo di garante dei diritti dei lavoratori, viene bellamente ignorata e dimenticata.
Anziché avvicinarsi gradualmente agli obiettivi posti dall'Europa 15 anni fa, in Italia il precariato nella scuola non soltanto è rimasto costante, ma oggi è addirittura ai suoi massimi storici. Nel 2013 registriamo 138.000 precari della scuola, nel 2001 erano 118.000, dunque 20.000 precari in più. Tutto questo al netto dei 130.000 posti di lavoro tagliati dal duo Tremonti-Gelmini. Si dirà, il precariato sì è lesivo dei diritti del lavoratore, ma quantomeno ci consente di risparmiare somme ingenti da reinvestire per la crescita del nostro paese. Falso! Ecco un'altra menzogna, belle e buone, a smentire i fiumi di dichiarazioni che in questi anni hanno rilasciato i vari ministri e la nostra Ragioneria Generale dello Stato, questo ente sovversivo e rivoluzionario. Il precariato, lo segnaliamo al governo, che magari non ha letto con attenzione i documenti della Ragioneria dello Stato, costa in termini di spesa pubblica, costa e come? Dunque, addurre ragioni finanziarie per giustificare la feroce precarizzazione dei rapporti di lavoro pubblici è una solenne presa in giro, perché queste ragioni sono semplicemente inesistenti. Secondo la Ragioneria dello Stato, nel periodo 2007-2012, nella sanità, dove si sono effettuate 24.000 stabilizzazioni, si è ridotta la spesa per il personale a tempo determinato di 80 milioni di euro, meno il 7,5%. Mentre sapete cos'è accaduto nello stesso arco temporale nella scuola? Sui 124.000 posti di lavoro tagliati dalla Gelmini, ben 94.000 hanno riguardato lavoratori precari. Tuttavia, pur essendo diminuito sensibilmente il numero di lavoratori a tempo determinato, la spesa pubblica per il solo personale precario della scuola è aumentata di 348 milioni di euro, con un più 68%. La situazione è chiara. Se si precarizzano i rapporti di lavoro, aumenta il costo del personale. La Ragioneria spiega la controtendenza del comparto scuola con il fatto che questa ha esigenze diverse rispetto a tutti gli altri comparti. La scuola ha necessità di coprire un numero maggiore di assenze brevi che non possono più essere coperte da quel personale che è stato ridotto drasticamente nel corso degli anni. Il nuovo ministro Giannini ha detto no alle stabilizzazioni di massa. Noi diciamo no alle precarizzazioni di massa. Vogliamo tranquillizzare il ministro. Con la nostra mozione non diamo avvio ad assunzioni indiscriminate, ma seguendo alla lettera ciò che ci chiede l'Europa, poniamo dei criteri di buonsenso per tutti i comparti della pubblica amministrazione, scuola compresa. Il nostro piano quinquennale, a partire dall'anno 2015, prevede l'immissione in ruolo di tutti coloro che abbiano maturato o maturino nei 5 anni in questione i requisiti dell'abilitazione e dei 3 anni di servizio, o in alternativa il superamento di un concorso pubblico. Dunque, criteri meritocratici e non regali a chi che sia. D'altra parte, il ministro Giannini, che Renzi ha prontamente scelto per un ministero strategico come quello dell'istruzione, è esponente di un partito, Scelta Civica, che ha una visione della scuola lontana anni luce da quella che è, o meglio dovrebbe essere, l'idea di scuola del Partito Democratico. Le prime dichiarazioni del ministro hanno già scatenato le ondate di protesta del mondo della scuola e l'11 aprile è già previsto uno sciopero nazionale. Il partito del ministro Giannini ha partorito, mi spiace dirlo in questa occasione, una mozione a prima firma Santerini, mi dispiace onorevole Santerini, che ci fa francamente sorridere. Sembra di leggere un'interrogazione e non un atto vincolante di impegno al governo. Si chiede al governo, e leggo testualmente, di impegnarsi a fornire puntuali elementi sull'entità del precariato e poi a chiarire l'orientamento del governo rispetto al turnover e infine a rendersi disponibile al confronto con le commissioni parlamentari per elaborare una strategia del precariato. Ebbene, se fosse ancora poco chiaro, questi dati ce li abbiamo già, non c'è bisogno di una mozione, sono i dati della Ragioneria Generale dello Stato e sono liberamente fruibili sul sito della Ragioneria stessa. Sottosegretario, lei ha detto che pur condividendone gli obiettivi non può approvare la nostra mozione perché avete in mente una riforma complessiva della pubblica amministrazione. La mozione del Movimento 5 Stelle non è settoriale, riguarda l'intera pubblica amministrazione e mi risulta che una mozione sia un impegno al governo a procedere a fare qualcosa. Dunque proprio non capisco quale sia il motivo per cui oggi si boccia questa mozione di buonsenso. Possiamo smetterla con le belle parole e passare finalmente ai fatti? Visto che esistono 125.000 posti vacanti disponibili nella scuola,
possiamo cortesemente stipulare a questi lavoratori un contratto a tempo indeterminato invece che riassumerli ogni anno a settembre per non retribuire loro le ferie estive e gli scatti stipendiali? Riusciamo a restituire ai lavoratori e alle loro famiglie stabilità economica e psicologica? Riusciamo a garantire finalmente ai nostri allievi la continuità della didattica, salvaguardando allo stesso tempo la spesa pubblica, come ha dimostrato la Ragioneria dello Stato? Riusciamo a fare questo grande passo di civiltà che oggi l'Europa ci impone? Oggi? Sì, tutto ciò è possibile, basta votare favorevolmente alla nostra mozione e otterremmo in un solo colpo di tutelare i diritti dei lavoratori e di evitare al nostro Paese l'umiliazione della sanzione milionaria che proprio in questo istante l'Europa ci sta comminando. Grazie.